Naturalmente chi ha voluto questa bellissima giornata qui al Cursal, ringrazio le autorità presenti, il viceprefetto di Gaetano, il comandante Morandi e tutta la cittadinanza che è voluta intervenire. Oggi presentiamo, ha detto bene il dottor Pomante, un pezzo di storia della nostra città e lo facciamo tutti con tanta emozione nel ricordare le persone che hanno avuto incarichi importanti e persone che hanno dato veramente, hanno donato il proprio prezioso tempo per far sì che oggi uno straordinario uomo come Ottavio Di Stanislao possa venire qui e io gli direi veramente un applauso perché ha fatto. Il dottor Di Stanislao ha fatto un lavoro immane, per chi ha avuto il piacere di iniziare a leggere questo volume, ha fatto un lavoro immane, ma questi uomini hanno dato la possibilità di raccontare questa straordinaria storia che sono convinto che rimarrà, come ha detto bene il dottor Pomante, come un caposaldo nei futuri anni della storia del Novecento della nostra città. Vi dico che nel corso degli scorsi mesi sono passate qui a Giulianova diverse personalità, diversi ministri e noi abbiamo con piacere fatto dono di questo volume e devo dire che è stato bellissimo vedere che nei giorni successivi lo stesso ministro Giorgetti aveva preso visione di questo volume perché si era incuriosito. È importantissimo generare la curiosità della vita della nostra cittadina. Come è stato stupendo, oggi ho ricevuto diverse telefonate dei miei predecessori che mi hanno detto: Sindaco, mi raccomando, porta anche il nostro saluto perché noi per vari motivi, a vario titolo, non possiamo essere presenti. Quindi ci tengo a citare su tutti il senatore Antonio Franchi che mi ha incaricato di portare il suo saluto, lui purtroppo per questioni personali non può essere qui con noi. A tal proposito l'amministrazione comunale di Giulianova, in ricordo di questa straordinaria giornata, vuole far dono di un riconoscimento al dottor Ottavio Di Stanislao, per cui chiamo qui il presidente del consiglio comunale Matteo Francioni, che farà anche lui un bellissimo intervento. Poi, indossando le fasce sia del presidente del consiglio comunale che quella del colore del sindaco, vi faremo tale dono di questa nostra targa. Grazie sindaco, buonasera a tutti. Ovviamente sarò breve, non voglio appesantire inutilmente il mio intervento e lasciare ovviamente la parola a chi, ai relatori e al protagonista di oggi. Io mi viene da dire grazie Ottavio per lo straordinario lavoro che fai quotidianamente. Oggi lo hai sintetizzato in questo libro dove ci porti un po' dietro nella storia, ma sappiamo quanto è importante la storia per capire meglio quello che è il nostro presente e soprattutto per lasciare alle nostre generazioni, ai nostri figli, anche al nostro mondo futuro, un qualcosa di importante che non è scontato perché la passione, la determinazione, lo studio, la cultura che metti in quello che fai è qualcosa di straordinario. Quindi adesso ci tengo, insieme al sindaco, a darti questo riconoscimento a nome di tutta l'amministrazione comunale e di tutto il Consiglio Comunale, perché sono cose che non conoscono colori politici, ma riguardano la nostra città, il nostro territorio, la nostra società. Quindi grazie ancora Ottavio. Leggi tu, leggo
io. Mi metto al microfono così. Buonasera a tutti. Ad Ottavio Di Stanislao, già amministratore comunale, direttore emerito dell'Archivio di Stato di Teramo per la ricerca storica ultraventennale sulle memorie civiche di Giulianova, dall'albo dei sindaci alla storia istituzionale. Prego.